E quando anche l'ultimo sciliffo ha chiuso, anche nel Ticino c'è chi continua a salire verso piste inconsuete e distese di neve e cime, regno che, almeno finora, appartiene solo a loro, a quelli della terza conquista, agli appassionati delle pelli di foca, gli estimatori dello sci alpinismo. C'è chi ha definito questo uno sport per duri, altri per poeti. La verità forse comprende un po' dell'una e dell'altra cosa. Infatti, se lo sci alpinismo richiede una certa capacità fisica, le soddisfazioni più belle le dà solo a chi sa apprezzare la bellezza della natura. Da noi nel Ticino lo sci alpinismo tra l'Adula e il Basodino può essere praticato sino a primavera inoltrata. E nel Sottoceneri il Camoghè, il Baro, il Generoso e persino il Tamaro offrono itinerari invernali piacevoli. Nella nostra modesta conquista dei 3.000 nostrani ci guida Romolo, l'uomo che ha già superato più volte i 7.000 delle catene sudamericane e del Nepal. Gruppo quanto mai eterogeneo il nostro, per età, mestiere, preparazione tecnica. Dal professionista della montagna, la guida e il candidato guida che ci hanno assistiti, al maniaco del trekking, le lunghe marce disputate tra i duri dello sci alpinismo. Alla mamma che proprio quest'anno riprendeva gli sci con gli attacchi snodati dopo una pausa imposta dalle necessità della famiglia durata più di 10 anni. Il denominatore comune, passione per la montagna, voglia di grandi spazi, di silenzio. Per 5 giorni abbiamo tentato di capire che cosa spingesse loro, e anche noi, in fondo, a battere la neve fresca, a pigiare sui bastoni per superare i tratti più erti, ad accettare quei disagi che anche il più rudimentale impianto di risalita consente di evitare. Ma una risposta netta nessuno l'ha data. I motivi che inducono l'uno o l'altro a scegliere le pelli di foca e i coltelli da ghiaccio non possono essere ricondotti ad una equazione razionale. Ci si lascia conquistare da questo sport per tanti motivi e non si può dire quale sia il più importante. C'è il desiderio di verificare le proprie capacità, il bisogno antico e mai assopito nell'uomo di conquistare qualche cosa, la necessità di vivere davvero la vita di gruppo e superare insieme le difficoltà che la natura impone. Vado in montagna perché le montagne sono là. Così affermò Whymper, un grande dell'alpinismo. Sono là e assicurano il piacere di discese come questa. Qui non si fanno né ski bar né sfilate di moda. La borraccia di latte o di pelle o il termos col tè caldo sono il bar che ciascuno porta nello zaino. E su queste piste nessuno ti controlla la tuta per tentare di capire che firma porti o quale sigla importante. Jeans, brache da montagna, pantaloni di velluto, tutto va bene. L'importante è avere nello zaino la giacca a vento giusta, che ripari se la tormenta ti sorprende. In primavera le valanghe sono frequenti, non sempre si può aggirarle. Spesso, per evitare giri troppo lunghi o passaggi pericolosi, è necessario attraversarle. Si tolgono gli sci e si prosegue camminando. Gli scarponi calzati da chi pratica lo sci alpinismo sono, per così dire, polivalenti. Lasciano alla caviglia l'agio necessario per la marcia in salita e sono muniti di gambaletti che danno sicurezza nelle discese. Le suole, poi, sono profilate per assicurare buona aderenza sulla neve e sulla roccia. La lenta ma costante diffusione dello sci alpinismo
ha indotto le fabbriche di calzature a studiare scarponi che garantiscono buone prestazioni e ve ne sono sia di cuoio sia di materiale sintetico. Adesso che metti su schi sul sac, cerca di aiutarsi con i bastoni attraverso i blocchi, eh? È comodo. Anche lo zaino deve avere caratteristiche del tutto particolari. Deve aderire bene al dorso perché lo sciatore non venga mai sbilanciato. Deve essere leggero, impermeabile, stretto e robusto. Sul mercato ve ne sono per tutte le esigenze. Equipaggiamento alquanto costoso, quello per lo sci alpinismo, ma dura a lungo. E poi, chi si dedica a questo sport non ha spese per gli impianti di risalita. Talvolta si deve ricorrere anche alla corda doppia. Bobby non esita a sporgersi al di là del cornicione. Anche Ornella si lascia calare giù lungo la parete di neve. È alpinista esperta e la sua passione per la montagna l'ha portata anche sulle catene del Nepal. La fatica meritava di essere compiuta. Siamo ormai sul Cristallina, che offre un panorama vastissimo. Mancano meno di 100 metri alla quota 3000, ma già sembra di essere davvero lontani dal mondo. Gli ultimi metri li facciamo in cordata. La prudenza non è mai troppa sulle montagne. Poche bracciate e la corda è recuperata. Romolo, Ornella, Erminio, tre validi alpinisti che hanno conosciuto ben altre cime, anche quassù, a 2911 metri, manifestano la stessa gioia che potrebbero esprimere su vette più importanti. Stretta di mano tra uomini e un abbraccio per la compagna, secondo una consuetudine vecchia quanto l'alpinismo. E questo è l'unico rito sociale della montagna. Di quassù studiamo l'itinerario che dal Cristallina porta al Basodino. Uno sbalzo di 300 metri da percorrere in un fiato per i più arditi, a spazzaneve tornanti per i meno abili. E lungo questo pendio, Minio, Mauro, Pippo mollano davvero i freni, si sfogano come non potrebbero sulle piste battute col gatto delle nevi e quasi sempre affollate. Conche e pendii come questo nelle montagne ticinesi sono numerosi. Gli itinerari invernali segnalati dalle guide sono una novantina. Ci aspetta Luigi, il capannaro del club alpino.
sempre presente durante l'estate e pronto a mettersi a disposizione anche d'inverno se le comitive chiedono la sua collaborazione. Ottimo, perché la fai a te da brutto. Pizzoccheri o cosa? Pizzoccheri? Ma che cosa che... Ciao maestro, vieni. Ciao Romolo, vieni. Sì, 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 amici. Sono pare proprio sì, amici. Il saluto è quello di vecchi amici che si incontrano sempre con piacere perché uniti da un'identica passione. Ciao, ciao. Ciao, sì, quasi come voi altri. Ciao, papà. Quasi come lui, guarda. Ciao, grazie. Sì. Buongiorno. Ah, giusto. Più tardi gli sci verranno portati dentro per evitare che il gelo della notte possa guastare gli attacchi, dai quali dipende gran parte della sicurezza dello sciatore. Oh, domattina, visto l'innevamento che mo adesso, che siamo in tarda stagione, che fa un caldo terribile, andare in via da Chivers e 5 almeno. Quindi, in capanna si studia l'itinerario per il giorno dopo. Romolo la guida, scioglie dubbi, spiega, incoraggia. Arriva in cima alla cima di lago, siamo su verso 7:30, sci, mangio un qualcosa, attraverso Murgiazze, fem la discesa verso i 9, in maniera che in detta su e troviamo il sorso. Venga, troviamo anche una bella linfa. Questa Giazze da pericolo non da mia praticamente. No, già c'è da nessun pericolo. L'unico pericolo che è adesso, ho visto anche a chi di chi, che le 3 o 4 dighe se mi girano, è il valante. E questo è l'unico. La guida è un personaggio chiave durante le escursioni invernali. Conosce a fondo la zona e sa interpretare le caratteristiche della neve. Molti incidenti potrebbero essere evitati se gli escursionisti si affidassero a guide diplomate. Chiaro, perché è troppo pericolo. Se il dolore è scambiato durante il tragitto, che non c'ha... appunto la carta, come fai già proprio il tragitto che dice sulla carta, come al vedo, no? E dopo con la carta, l'altimetro in montagna è molto importante, perché va da i dislivelli, va dalla quota in duale casa trove, se le stai regolati dalla campana di prima, e quindi leggendo la carta a poco fi stabilire esattamente il punto con la curva da livello in duale casa trove, poi a destra, a sinistra, trovando di roccia un punto da riferimento. E per esempio sul Giazze da Valegia, visto che l'è piat, se proprio brulla nella nebbia, allora che c'è anche la bussola. E con la carta si orienta un tonfo in azimut e poi a tiro un azimut e via, via, si va anche con quello. Romolo, una roba, il BB, sarebbe molto carico, no? Sì, sì, senz'altro. E questo qui all'invio subito, domani mattina appena che ne in giù, o il metto là, domani o l'attraversata al Valegia e... No, no, assolutamente. Subito. Come hai visto, il consumo assolutamente molto poco, specialmente in emissione, quindi... La devo ciappare per abitudine, no? Visto che lei è un mezzo da salvataggio. Sega lì, quando è che via da capanna, anche se le gelate, che mi è pericolo da valanca, le mette il pizzo fa la mattina e smorzo fa la sera, no? In maniera che, anche se dal dopo di sna, si sotto pericolo da valanca, se dismetico, fa le già pizzo, no? E quindi che più nessun problema. E poi che è fatto, no? Appunto, proprio perché consuma mia neanche tanto, quindi la siamo al pizzo della giornata, no? Dobbiamo tenere a portata di mano i coltelli da viaggio. Ecco, allora, una roba che fino adesso è in modo d'operare, coltelli da giazza. Allora domani mattina, visto che ne invia presto, che sarà gelato, allora che tengo su al zacchi, che sarà mia bisogno per una bocchetta, ma che sarà bisogno forse per arrivare su in cima, alla cima di lago. Quindi le mie che abbia fa portata da mano. L'esperienza insegna quali siano gli orari migliori per una bella discesa. Noi le abbiamo compiute quasi sempre di mattina, prima che il sole scaldasse troppo la neve e prima che il pericolo di valanghe diventasse una minaccia reale. Più volte, durante i giorni passati insieme, abbiamo tentato di stabilire confronti tra lo sci su pista e lo sci alpinismo, perché quasi tutti i componenti del nostro gruppo sono abili nell'una e nell'altra disciplina. Ma il confronto è risultato impossibile. L'unico denominatore comune sostanzialmente è la neve. Tutto il resto cambia. La tecnica, l'equipaggiamento, lo spirito che spinge a scegliere l'una o l'altra direzione. Sarebbe quindi sbagliato proporre lo sci alpinismo come rimedio o alternativa alle attese, alle lunghe code in fondo agli impianti di risalita. Sarebbe opportuno invece fare conoscere meglio le possibilità che le nostre valli alte offrono agli estimatori di questa forma di sport. D'altra parte, c'è pure chi teme che troppa pubblicità potrebbe indurre sciatori incauti
a battere itinerari che richiedono buone doti di alpinista. E ancora c'è chi teme che le nostre piste, se conosciute dalla massa, possano, prima o poi, essere invase anche da altri tralicci, quelli dei seggiolini o delle ancore. E allora, addio grandi silenzi. Di certo, una delle regioni che bene si prestano per fare conoscere la bellezza e i pregi dello sci alpinismo si trova in Valle Betretto, tra All'Acqua, il Corno e la Novena. Alcuni anni or sono, e proprio per la valle che stiamo risalendo ora, si ipotizzò l'attuazione di importanti impianti di risalita. Le premesse erano buone. Infatti, ci troviamo in una delle regioni svizzere che godono di un periodo di innevamento particolarmente lungo. E ancora, a suggerire investimenti per l'attuazione di una stazione invernale, c'era la relativa vicinanza con la Lombardia. Il progetto è stato affossato dalle frequenti valanghe che interrompono la strada che da Airolo porta sino a Ronco e ad All'Acqua. Così, proprio la neve ha impedito a chi tanto la desidera di poter godere di pendii che, di certo, soddisferebbero sia le esigenze dei più esperti, sia le necessità di chi si accontenta di qualche discesa comoda. Ma lasciamo agli economisti e ai politici il compito di analizzare i pro e i contro circa la trasformazione dell'alta Valle Betretto in stazione invernale. La nostra colonna prosegue verso la capanna del Corno, uno dei rifugi più noti e frequentati, soprattutto d'estate. Spesso si afferma che lo sci alpinismo sia stretto appannaggio degli uomini. Niente di più falso, e lo dimostrano Ornella e Igea. Pericoli e sfacchinate sugli sci con lo zaino pesante in spalla. Roba d'alpini, quindi. Troppo spesso viene descritto così lo sci alpinismo e si dimentica che offre una gamma vastissima di possibilità. Tutto sta nel saper scegliere l'itinerario buono, quello adatto all'età e alla capacità tecnica. Doppia centrale, se andai a pagare quella lì, più sempre che è la migliore. Ha servito la spedizione in Cile, perché lì si può fornire materiale in Cile. La spesa di sci, ecco, un po' le forni gratis, un po' le dai sotto al prezzo da costo e un po' se c'è da comprare. Ma quindi ancora è presa difficile, trova proprio questa privazione, tutta appoggia perché è Dio. Tra l'altro non dimentichiamo che non sempre il campione della pista battuta sa destreggiarsi con l'opportuna abilità nella neve fresca. Sono due mondi diversi. Questo, sia chiaro, è quasi un'esclusiva dei due di Lugaggia, il Minio e il Mauro, rotti ormai a tutte le insidie della montagna. Il tecnico elettronico e il restauratore non perdono la testa nemmeno se un banco di neve si stacca. Sanno però che alla montagna non si dà mai del tu. Con passi ritmati, senza mai forzare, si prosegue verso il rifugio. Da giù che è una roba che se Poppy, il perfezionista, dedica particolare cura alle pelli di foca di Ornella, sembra non aderissero proprio molto bene alla soletta degli sci, all'altro tavolo la si fa a scopa. Non lo scopone scientifico, sia chiaro, ma la scopa bugiarda, insegnata alla comitiva dall'Uraschi il barbuto esperto tintore.
Non c'è troppo da vino, ma... Guarda che la sa lui, dopo se la sento. Ma che zio, c'è di che ti è serata che più volta fa? No, i 5 che più la dente d'oro. 5 di 7 è un po' più vino. Sì. Bello. Faggita, cazzirola. Aveva su che trepilava quei pezzi senza sotto a cola. Queste lì bisogna fare almeno 8 l'anno. Per chi che va a sabato e la domenica. Sì, perché ormai dopo se te con la mia, perché più una volta fa per capire. Quanti ore la salita? Sono le ore trascorse in capanna, momenti di distensione, di ricordi. Di ricordi soprattutto. E interminabili chiacchierate che talvolta male si conciliano con l'opportunità di coricarsi presto per alzarsi all'alba e affrontare la lunga marcia. Così si presenta la Valle del Corno a maggio inoltrato. È questa una valle ben nota agli estimatori del Blinden o del Nüffenenstock, due tra le cime più belle tra quante stanno a cavallo tra Ticino e Vallese. Un attimo di sosta prima di puntare verso il Vallese. Intanto Mauro, che per una volta ha voluto provare scarpe diverse dalle consuete, deve affidarsi alle cure dell'Erminio. Purtroppo sembra che il costruttore di scarponi che non causino almeno una piaga non sia ancora nato. Igea nemmeno a quota 2005 rinuncia alle proprie cure. E Ornella non sa resistere alla tentazione della foto ricordo documento. Si prosegue verso il Vallese. La neve è ideale. Gli sci scorrono senza intoppo. Sui pendii più erti, la sicurezza sta nella qualità degli spigoli, che devono mordere la neve ghiacciata. Il prezzo alquanto elevato di un buon paio di sci per l'alpinismo è causato non solo dai costi per la ricerca, ma anche dal materiale. Lo sci, per questo sport, deve essere corto, flessibile per sopportare le irregolarità del suolo, senza però accennare a vibrazioni durante le discese più veloci. Leggero per non addossare peso soverchio all'alpinista, ma nel contempo robusto. Lasciamo la Valle del Corno per puntare verso il passo della Novena. Davanti a noi si profila il panorama delle cime dell'Oberland. Alcune, come l'Outraron o il Finsteraron, superano i 4.000. Quasi un invito per ascensioni al di là del Rodano. Giugno 78. Sul valico della Novena la neve supera il livello della gronda del tetto dell'albergo. Il buon viaggio questa volta è proprio tutto per noi e ci buttiamo giù verso Cruina, dietro Anna. Mentre scendiamo, il Pini parla dei pullman delle nevi, cingolati che permettono di portare fin sui pendii più erti gruppi di una ventina di sciatori. Questi nuovi ritrovati della tecnica potrebbero davvero aprire l'alta Valle Bedretto a numerosi sciatori, ma poi l'idea di un grosso cingolato che puzza e fa rumore proprio sulle nostre montagne ci spaventa. Se qualcuno lo acquistasse e lo portasse davvero quassù, addio pace. Ultima sosta alla bocchetta di Casinello prima di scendere a Ossasco.
Una rapida discesa sulla neve intatta, il passaggio tra i larici prima e gli abeti poi, e infine l'asfalto di tutti i giorni. Termina qui, tra i larici e gli abeti che costeggiano il Riale di Cristallina, il nostro trekking tra le nevi intatte dell'Alta Leventina. Prima di sciogliere il gruppo, ancora una volta abbiamo domandato a noi stessi perché ci ostiniamo a salire sulle montagne più alte anche d'inverno. E la risposta è stata la solita: perché le montagne sono là.